Ciao ragazzi, oggi vediamo insieme come si legge la tabella dei fertilizzanti canna. Vai con la sigla. Quando acquistate la linea dei fertilizzanti canna, ci chiedete come si legge la tabella. Adesso il mio socio ve la illustrerà. Vai Omar. Ecco qua la tabella. Allora, come potete vedere, in alto troviamo tutti i fertilizzanti di questa marca. A sinistra troviamo le fasi di sviluppo della pianta e al centro i dosaggi, ovvero i millilitri che andremo a mescolare per 10 litri d'acqua. All'interno di questa tabella troviamo altre due voci. La prima è la durata in settimane, dove ci indicherà le durate di queste fasi, e la seconda è luce giorno espressa in ore, ovvero il numero di ore di luce che andremo a dare alla pianta. Come vedete sono contrassegnate in giallo. Ora che abbiamo capito come è composta la tabella, andiamo nello specifico a capire come si legge. In vegetativa la prima riga è dedicata alla radicazione, che come scritto qua dura tra i 3 e i 5 giorni. Durante l'inizio della radicazione, Canna ci suggerisce di iniziare con il loro Terra Vega, con dosaggi che vanno da 15 ml a 35 ml per 10 litri d'acqua, e il Rizotonic, il loro stimolatore di radici, con dosaggio di 40 ml per 10 litri d'acqua. Voglio ricordare che Canna ci fa già dare un po' di fertilizzante perché i suoi substrati sono con EC molto basso, quindi hanno una bassa fertilizzazione al loro interno, i cosiddetti light mix. Facciamo subito chiarezza anche sulle due voci che vediamo in fondo. EC+ è il valore calcolato partendo da un'acqua con EC0, mentre EC totale è il valore calcolato partendo da un'acqua di rubinetto, che ha un EC pari a 0,4. Questi sono i valori di riferimento su cui stare in queste determinate fasi della pianta. Appena più in basso troviamo la prima fase vegetativa, ovvero quel momento iniziale in cui la pianta inizia a crescere e formarsi. Attenzione, Canna ci dà come riferimento fino a 3 settimane di durata, ma questa fase è variabile a seconda del tipo di pianta, della tecnica di coltivazione e al numero di piante messe per metro quadro. A questo punto Canna ci fa diminuire il dosaggio del Rizotonic e aggiungere un prodotto, il Cannazin, con un dosaggio di 25 ml per 10 litri d'acqua. Scendiamo una riga e troviamo la fase vegetativa 2, dove spesso si crea un po' di confusione. La cosa principale da guardare è il cambio di ore di luce, che passano da 18 a 12. Infatti, come vedete, questa fase viene raggruppata sotto la parte di fioritura, nonostante stia ancora vegetando. Questo perché la pianta ci metterà qualche giorno a capire cosa sta succedendo e a reagire di conseguenza iniziando la fase di fioritura. Ed è proprio per questo motivo che avrà ancora bisogno di essere alimentata con il fertilizzante da vegetativa. Il Rizotonic e il Cannazin continueremo a darli, ma guardate qua, aggiungeremo lo stimolatore di fioritura, il Cannaboost, che aiuterà la pianta in questa transizione. Scendiamo ancora e troviamo la fase generativa 1. Qua la cosa da guardare è il cambio di fertilizzante. Come vedete, a questo punto si smette di dare il Terra Vega e si inizia con il Terra Flores, il fertilizzante per la fase di fioritura. Si abbassa il dosaggio del Rizotonic e si può iniziare ad alzare il booster di fioritura. In fase generativa 2 avremo l'ingrossamento dei fiori e dei frutti. Quindi, come vedete, Canna fa integrare il fosforo e il potassio con il loro pH 13-14. Fase generativa 3 inizia a diminuire l'apporto di Terra Flores e si interrompe il pH 13-14. Fase generativa 4, Canna lascia soltanto Cannazin e Boost Accelerator. Piccola parentesi, in questa fase Canna ci consiglia di raddoppiare la dose di Cannazin se si intende riutilizzare il substrato. Ok ragazzi, per oggi abbiamo finito con questo video, abbiamo letto insieme la tabella di Canna. Se qualcosa non è stato chiaro, ci potete scrivere nei commenti o anche su WhatsApp. Ci vediamo alla prossima!